Ciao a tutti ragazzi e ragazze dal vostro Septem 9000 e benvenuti alla nostra nuova rubrica del Battling, visto che oggi è martedì, come vi avevo detto l'avrei inaugurata oggi, settimanale a cadenza ogni martedì. La rubrica del nostro Battling di Pokémon X e Y si chiamerà Quelli che i Pokémon. Non avevo in mente nient'altro. Dunque, accendiamo la nostra console che era già accesa. E oggi vi propongo per iniziare questa rubrica una lotta fresca, molto fresca perché praticamente l'ho fatta adesso. E beh, che altro? La particolarità e la differenza tra queste lotte e quelle che normalmente, ops, che normalmente metto a lunedì è che queste lotte saranno battling vero e proprio, nel senso lotte in doppio o in singolo, che farò sia in abbinamento a caso o comunque anche con voi. Se me lo chiedete tra i commenti di YouTube, io vi sfido più che volentieri. O potete anche chiedermelo alla mia pagina di Facebook. Dunque, il nostro registro adatti, eccolo. Allora, questa ragazza è stata molto brava. Si chiama, e non so bene il nome. E la sua squadra è molto particolare. Ma allora, vediamo. Si presenta con un Crawdant, un Clawizer, un Drapion e un Crustle. Io utilizzerò quattro membri del mio solito team, che sono Mia Shao, Greninja, Salamence e Mawile. Dunque, senza ulteriori indugi, diamo il via alla lotta. Molto bene, allora lei si presenta in campo con Drapion e Crustle e io con Mian Shao e Greninja. Inizio subito facendo bruciapelo su Drapion e idrovampata su Crustle. E qui ho sbagliato perché avrei potuto fare bruciapelo su Crustle e idrovampata anche su Crustle in modo da togliergli il vigore e mandarlo KO. E purtroppo ho sbagliato. Vabbè, poi aveva una baccacedro che mi sembra un po' strano su un Crustle, ma vabbè, il suo Drapion trentenna e lui fa Jettaguscio. Jettaguscio, praticamente il Pokémon abbassa le proprie difese per aumentare gli attacchi e la velocità. Io qui faccio Geloraggio con Greninja su Drapion e anche qui ho sbagliato, devo dire, perché se avesse attaccato Crustle l'avrei fatto fuori, ma pensavo avesse tipo protezione. Poi ho fatto calcio in volo che viene azzamente evitato da Crustle e Mian Shao perde metà vita e lui mi fa Forbice X mandando KO il mio Greninja e il suo Drapion con Vela in Croce manda KO Mian Shao con un brutto colpo. Ora non so se è fortuna la sua, però stavolta mi ha fatto un po' incazzare. Vabbè, mando in campo Salamence e Mawile, che con prepotenza abbassa gli attacchi dell'avversario, e anche la prepotenza di Salamence, cioè entrambe le prepotenze hanno abbassato gli attacchi. Faccio Mega Evolver ovviamente, Mawile a questo punto ho detto se Crustle non fa protezione, tanto vale tentare Sbigo Attacco senza farmi fare Danza Spada. Io faccio Sbigo Attacco e mando KO Crustle, per fortuna. Poi decido di finire Drapion con Lanciafiamme, dimenticandomi che non è super efficace, ma comunque l'ho mandato KO, anche se era un brutto colpo, ora non so se avrebbe resistito, ma non credo. E detto questo, lui mette in campo il suo Crawdant, la sua Crawdant, scusate, e il suo Clawizer. Io faccio Drago Ball su Clawizer, che lo evita, e faccio il raggio su Salamence, purtroppo mandandolo KO. E io mi ritrovo già con un Pokémon. E poi il suo Crawdant fa martellata, che non pensavo fosse così forte, sinceramente. Davvero non pensavo martellata fosse così forte. Vabbè, io faccio carineria su Crawdant mandandolo KO. E qui ho detto, allora, siamo praticamente alla frutta. Se mi va a segno Sbigo Attacco, riesco forse a mandarlo KO. Il problema è che lui ha fatto Acquagetto. E purtroppo mi ha battuto Mewile. Quindi non ho, diciamo, non ho inaugurato al meglio questa rubrica.
Ma ho voluto comunque mettere questa lotta perché ne era da tanto che stavo provando a cercarle e già era difficile trovare avversari. Nessuno di voi era online in quel momento e ho detto vabbè, anche se perdo comunque, se si gioca bene alla fine non importa il risultato. Certo, mi ha axato quelle 2, 3, 4, 5 mila volte, ma non è importante alla fine. Comunque io faccio i complimenti a per la bellissima lotta e la ringrazio, anche se non credo mi stia guardando. Dunque, questo breve video l'ho finito. Se vi è piaciuto mettete mi piace come al solito, lasciate un commento positivo, condividete dove volete. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi senza pensarci due volte per tenervi sempre aggiornati su tutte le novità dei Pokémon per quanto riguarda battling e allenamento con EVS. Mettete anche mi piace alla pagina Facebook che vi metterò nella descrizione, sperando che sia giusta quella che ho messo. Fatemi sapere nei commenti se siete riusciti a mettere mi piace o se non è quello l'indirizzo, che lo cambierò subito. E da settembre 2000 è tutto, vi do appuntamento a venerdì con la 16ª puntata di EVSare Oggi e alla settimana prossima con le nostre lotte. Ciao ragazzi!